Buongiorno, ben trovate e ben trovati. Nell'appuntamento di oggi andiamo ad esaminare la legge 49-2023, nota come eco compenso, come set di regole sull'eco compenso. Intanto i beneficiari sono sicuramente i liberi professionisti iscritti in ordini e collegi e anche quelli non iscritti. E, mentre, siccome le regole valgono in particolare per cosiddetti contraenti forti, e allora le imprese interessate, quali controparti, sono quelle imprese previste dalle disposizioni appunto di legge che hanno come lavoratori dipendenti almeno 50 appunto, lavoratori e ricavi non inferiori a 10 milioni. Questo nell'esercizio precedente al conferimento o affidamento dell'incarico professionale. Quindi, come già possiamo capire dalle prime battute, la platea si riduce di molto. In più, quali sono i riferimenti all'eco compenso? Sono i riferimenti ai cosiddetti decreti parametri. Decreti parametri che per le professioni ordinistiche sono già in vigore e se pensiamo alla categoria dei commercialisti e degli esperti contabili, quindi alla nostra categoria in particolare, la mia categoria in particolare, il decreto è un decreto che risale nel tempo perché è addirittura del 2012, quindi a luglio compie 11 anni. Quindi se consideriamo quello che è trascorso in questo periodo, oggi l'eco compenso, se ci rifacciamo a quel decreto, possiamo dire che sicuramente non è allineato ai valori di mercato. La legge prevede anche un aggiornamento, e questo devo dire da salutare con favore, appunto biennale. Quindi questo aggiornamento biennale dovrà essere fatto su proposta dei consigli direttivi dei vari ordini nazionali. E qui è da auspicare appunto che i vari ordini si muovano in fretta proprio per recuperare anche il tempo trascorso, perché almeno poi se il set di regole non muterà, così vi potrà essere un aggiornamento periodico biennale per l'appunto e quindi rimanere più aderente a quello che può essere il tessuto economico. Ma non è così facile perché poi, al di là delle interlocuzioni che dovranno esservi appunto fra gli ordini nazionali e il Ministero della Giustizia in particolare per, ripeto, gli iscritti in ordini e collegi professionali, vi sono anche una serie di disposizioni tuttora vigenti e anche emanate di recente, ove si prevede addirittura la possibilità di non riconoscere alcun compenso, ossia la gratuità dello stesso. Su questo mi riferisco a rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare quando ci si rifà al nuovo codice degli appalti, al decreto legislativo 36-2013, dove all'articolo 8,2 prevede testualmente che le prestazioni d'opera intellettuale, non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, virgola, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'eco compenso. Permettetemi di dire che questa è una norma che può essere foriera di contenzioso perché si dice tutto e nulla allo stesso tempo. Poi sappiamo benissimo che nel nostro paese trovare una motivazione piuttosto che una deroga, insomma, è abbastanza facile. Quindi potrebbe essere che poi nel tempo, in verità, ecco, questa disposizione possa contribuire a creare del contenzioso e quindi non a stabilire quel compenso che si sta appunto commentando. In più, non solo questo, perché vi sono altre casistiche molto particolari che comunque noi come categoria professionale rivestiamo sia come amministratori, talvolta nei consigli appunto delle società cosiddette partecipate degli enti pubblici, piuttosto come collegio sindacale, componenti degli stessi o revisori degli stessi. In questo caso va riferimento al decreto legislativo 175-2016, in particolare all'articolo 11,6, che anche lì, già in vigore dal 2017, doveva essere emanato il cosiddetto decreto fasce, cioè quel decreto che prevedeva in cinque fasce, ecco, i compensi ritenuti opportuni, appropriati, oggi diremmo equi per quelle tipologie di attività. Tuttora, però, nonostante vi siano stati diversi passaggi anche a livello di commissioni, conferenze e quant'altro previsto dalle varie disposizioni, in 6 anni non ha visto la luce. Quindi questo è un po' lo scenario che si presenta.
E pertanto sicuramente sono tutte criticità, perché in assenza anche di questo decreto non sappiamo quali norme applicare se non delle disposizioni vetuste, lasciatemelo dire, dove i compensi sono veramente, ma veramente risibili per quello che oggi corre il rischio il professionista e in particolare il commercialista. Per finire, visto il tempo, vi è da dire anche che nel set di disposizioni della legge in commento, la legge 49, è previsto anche una serie di sanzioni a carico del professionista che non applica l'equo compenso. E anche qui vi sarebbe molto da dire perché si parla di sanzioni disciplinari, quindi i codici deontologici dovranno essere aggiornati, rivisti, se il professionista non applicherà il cosiddetto equo compenso, quindi sarà passibile anche di una sanzione disciplinare. Con tutto quello che già nel breve ci siamo detti, e tenuto conto dell'economia di mercato così variabile, con tutto quello che sono oggi le scosse che derivano da più parti, quindi poter pensare, no, di applicare l'eco compenso con disposizioni tutt'altro che chiare, resta veramente difficile. Comunque potremo monitorare il proseguo delle disposizioni e eventualmente vi ritorneremo. Un saluto a tutti e buona giornata.